un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto a Pierluigi Di Marcello, il mio partner in questa nostra ormai consueta avventura. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti, bentrovati. E siamo collegati direttamente con il raduno della nazionale perché il nostro ospite di oggi è Jack Savini, centrale azzurro. Ciao Jack. Ciao, ciao Matteo, ciao Gigi, ciao a tutti. Ciao Jack, ciao, ben risentito. Come stai innanzitutto? Ma dai, tutto bene, sono qua in raduno con la nazionale, sono rientrato l'altro giorno dalla Spagna e dai, sta andando tutto bene, tutto a posto, grazie. Senti, prima di parlare della nazionale, ti devo fare la domanda d'obbligo sulla Spagna, nel senso che insomma, come va dal punto di vista personale, visto che sono stati i primi mesi per te fuori dal campionato italiano, nella Liga Sobal, in un campionato importante, e com'è la situazione in Spagna in generale? Allora, io dai, mi sto trovando bene, sono stati i primi mesi dopo questo salto in un campionato estero. Sto trovando minuti, sto trovando spazio, quindi è sicuramente per ora un'esperienza positiva. Ci sono stati già alti e bassi, comunque sia personali che di squadra, ma era una cosa che mi aspettavo, anche perché non mi aspettavo fosse tutto ovviamente facile, però per ora sono contento e felice della scelta fatta. Chiaro, diciamo che in Spagna la situazione dal punto di vista del Covid non è semplicissima, come non lo è attualmente in Italia, però lì già dai primi mesi, già da fine luglio, agosto, comunque non era una situazione facile, e il campionato stesso adesso, già dalle prime giornate, comunque è soggetto a rinvii continui, quindi ci sono squadre che hanno fatto molte più partite, altre che ne hanno fatte meno, e quindi diciamo che è una situazione un po' altalenante, con un po' di incertezza, come lo è per tutti, però dai, a parte questo proviamo ad andare avanti sereni, positivi. Mi pronunci il nome della tua squadra? Sì, è il Guadalara. Ah, va bene, pensavo fosse più complicato. Guadalara. Ok, è facile. No, dai, abbastanza semplice, Guadalara, quindi... Questo. Bene. È smart. Gigi, senti, Jack l'avevamo apprezzato tantissimo già negli anni scorsi, l'anno scorso in modo particolare perché era arrivato in una squadra nuova, il Cassano Magnago, e abbiamo tutti avuto l'impressione che giocasse in quella squadra da tanto tempo, un po' perché il sistema di gioco di quel Cassano e di questo Cassano lo permette, un po' perché è un giocatore di un'intelligenza davvero sopra la media, secondo me. Intelligenza assolutamente sopra la media, che si è permesso di, e poi di una modestia incredibile. La prima cosa che arriva di Jack è il sorriso, poi arrivano i ricci e poi chiaramente vieni travolto dalla sua bravura da giocatore. È un giocatore che si è permesso di alzare l'asticella perché per il momento giusto sicuramente troverà spazio, come sta trovando anche in Spagna, perché è un ragazzo che è come il nero, sta bene su tutto, no? Nel senso che dove lo metti sa stare, si sa comportare, è un ragazzo che si allena forte, è un ragazzo che ha delle qualità straordinarie e quindi è un ragazzo che credo tutti gli allenatori vorrebbero avere nel proprio roster. E infatti Riccardo Trillini non ha rinunciato a lui in questa prima partita della nazionale dopo la lunga pausa a causa del Covid. Ci si è arrivati anche faticosamente a questa partita di domenica contro la Norvegia. Jack, innanzitutto, come l'aria, visto e considerato che si gioca una partita che insomma non capita di giocare esattamente tutti i giorni contro i vice campioni del mondo? No, esatto, non è sicuramente una partita che capita di giocare tutti i giorni. Quindi sicuramente c'è emozione nell'affrontare giocatori del genere, però per quanto sia possibile in questa situazione, come già detto, complicata per tutti, il clima è buono e ci stiamo allenando bene, abbiamo già fatto comunque un'amichevole in famiglia, diciamo, tra di noi, e le sensazioni sono buone, e chiaro, siamo consapevoli di incontrare un avversario che cioè, è proprio il top del top di quello che si può incontrare ora, però dai, cerchiamo di affrontarla col massimo della serietà, col massimo delle,
della consapevolezza anche delle nostre capacità, insomma. Gigi, tu che hai giocato partite di questo tipo, come ci si arriva a una partita così? Dove sai che l'avversario è obiettivamente superiore, perché lei in questo momento la Norvegia è veramente una delle squadre migliori del mondo, però insomma. Sì, sì, no, dicevamo, parlavamo di asticelle poc'anzi e credo che più in alto di così l'asticella si faccia fatica a posizionarla, no? Parliamo di una delle squadre più forti del mondo, parliamo di una squadra che comunque, se non è al completo, è come se lo fosse, perché ha una squadra, ha dei nomi che sono assolutamente intercambiabili, ha dei giocatori che sono di livello stratosferico, giocano sempre forte, quindi non scherzano mai, sono abituati a giocare al massimo. E queste partite, diciamo che l'emozione sicuramente è tanta, ci vuole anche, tra virgolette, diciamo che le riassumo in due parole, no? Perché ci vuole orgoglio e soprattutto ci vuole coraggio per affrontare queste partite, no? Ci vuole un atteggiamento propositivo, ci vuole la concentrazione e anche quel briciolo di spensieratezza, perché tanto, tra virgolette, passami il modo di dire, non abbiamo nulla da perdere. È una partita nella quale ti può misurare con un mostro sacro della pallamano internazionale, mondiale, e abbiamo solo da guadagnare, anche solo nel poter capire a che punto siamo quando ti misuri con delle squadre così forti. Jack, c'è un dato che è incontrovertibile: è la prima partita dopo Benevento, e Benevento non è un bel ricordo per noi, quindi adesso, Norvegia o no, comunque per noi sarà importante dare dei segnali. Assolutamente, assolutamente, come ha detto Gigi, è una partita da affrontare con orgoglio e coraggio, però sicuramente vogliamo riscattarci, perché l'ultima volta che abbiamo indossato la maglia azzurra non è andata bene, non è andata come volevamo e come speravamo, quindi è la prima occasione appunto per dimostrarlo, almeno perlomeno nell'atteggiamento, nella voglia di giocare, nella sicurezza dei nostri mezzi dopo gennaio, e quindi anche per questo non vediamo l'ora di scendere in campo domenica affrontando un mostro sacro, ma con tanta voglia di far bene, perché appunto bisogna riscattare la prestazione di Benevento di gennaio. Tra l'altro, Gigi, lui rischia di essere, è un 98, ma rischia di essere quasi un veterano, perché è una nazionale veramente giovanissima. Sì, guarda, io notavo un ruolo che mi ha a cuore particolarmente, anche quello dei portieri. Notavo che due portieri messi insieme non arrivano alla mia età. Parliamo di 2000. Voglio dire, tutti e tre mi superano di poco, cioè, voglio dire, perché anche Lande sono 97, quindi abbiamo un 23enne e due ventenni tra i pali, quindi questo la dice lunga sulla giovane età e sulla, se vogliamo, anche la freschezza e la spensieratezza di una nazionale che si è rinverdita e che ha voglia di costruire un futuro, e chiaramente per costruirsi un futuro e per garantirsi un rilancio, anche una riscossa, è giusto come dire, puntare su quello che di meglio offre il panorama italiano, anche se chiaramente molti dei nostri giocatori sono andati a farsi le ossa e a farsi e a perfezionarsi oltre confine. Certo, i veterani di questo gruppo, tra l'altro, poi a parte Marrocchi e pochissimi altri, sono i giocatori del 94, che anche quelli, insomma, sono piuttosto giovani. Quindi veramente una nazionale giovane. Esatto. I veterani sono, sì, Pablo, e c'è anche Michele Scattar. E c'è Scattar, giusto, sì. Esatto, e chiaro, c'è, tutti gli altri sono finiti nel, diciamo, i 94, quindi siamo molto molto giovani. Come va il processo di unione, no, tra di voi? State assimilando pian piano i dettami di gioco, visto che, ecco, siete comunque tutti molto molto giovani. Adesso, ripeto, tu sei quasi uno di quelli che ha più presenze, anzi sei uno di quelli che ha più presenze in questo gruppo qua, però ce ne sono effettivamente tanti. Penso a Max Prantner, no, che è una delle primissime presenze che farà, e probabilmente
avrà anche minuti importanti, perché in campionato sta facendo bene, perché Skatar comunque credo sia arrivato a un punto della sua carriera in cui abbia anche piacere di cedere qualche minuto nel corso della partita. No, no, assolutamente, come hai detto siamo pieni di giovani e me compreso, assolutamente, ci mancherebbe. Però questa cosa si nota, ti dico, anche anche solo dal giochino pre-allenamento, in cui magari facciamo i giovani contro vecchi, tra virgolette, io mi ritrovo nel gruppo dei vecchi, quindi già questo dice molto sull'età media. Sì. E no, come hai detto tu, chiaro, ci saranno diversi ragazzi alla primissima convocazione, alla prima presenza con la nazionale juniore, però il processo di gioco, insomma, come hai detto tu, Matteo, non penso sia così difficile da raggiungere, anche perché comunque sono tutti ragazzi che in questi anni hanno fatto le nazionali giovanili. E comunque l'idea di gioco del direttore tecnico e anche di tutti gli altri allenatori è la stessa. Quindi chiunque arrivi in nazionale maggiore sa bene quello che deve fare, e questo si sta già vedendo da questi primi allenamenti. Poi chiaro che l'emozione, me compreso, l'emozione di indossare la maglia azzurra alla prima squadra è qualcosa di unico, quindi poi in campo non è semplicissimo gestire appunto tutto, però siamo fiduciosi, anch'io sto vedendo molto bene tutto il gruppo e dai, aspettiamo domenica. Questo, Gigi, è un dato importante, quello che ha rimarcato Jack, il fatto di avere una filiera anche da un punto di vista tecnico, quindi magari un ragazzo che arriva dall'Under 18 si ritrova nello stesso impianto di gioco, cambiano i giocatori, ma l'impianto di gioco è simile anche in una prima squadra, e questo poi è importante, no? Sì, sono tutti giocatori che, nonostante la giovane età, sanno cosa vuol dire stare in nazionale, sanno cosa vuol dire indossare la maglia azzurra, sanno quali sono i dettami tecnici, comunque un ambiente, vivono tutti in una sorta di comfort zone, conoscono l'ambiente e sanno comportarsi all'interno di esso. Chiaramente adesso sono alla vigilia di una partita importante, dove sanno perfettamente che ogni errore probabilmente verrà punito, quindi massima concentrazione, diminuire il più possibile le palle perse. Io mi auguro che l'emozione non infici più di tanto, ripeto, soprattutto sulle palle perse. Jack, Norvegia a parte, poi ci sono Lettonia e Bielorussia, che tra l'altro dovremmo affrontare in un modo strano a questo punto, perché la partita con la Bielorussia, che si doveva giocare il 4 novembre, è saltata, quindi andrà recuperata più avanti, quindi probabilmente in primavera ci ritroveremo a giocarci tutte le nostre chance di qualificazione. Ecco, ripeto, Norvegia a parte, però l'obiettivo qualificazione resta comunque tangibile, resta acceso per quanto ci riguarda. Sì, resta sicuramente acceso. Sappiamo che comunque non siamo stati fortunatissimi nel sorteggio, perché la Bielorussia è un'altra nazionale che si riesce a qualificare sempre agli europei e anche ai mondiali, e ha giocatori di prima fascia che giocano nei top club europei e che disputano anche la Champions League. La stessa Lettonia ha giocatori come Cristofa, che gioca al Paris Saint-Germain, quindi c'è poco da dire. Però, come abbiamo dimostrato già 2 anni fa nel gruppo con Russia, Ungheria e Slovacchia, le carte per far bene le abbiamo e possiamo giocarle benissimo. Quindi c'è fiducia, sappiamo che c'è poco margine d'errore, perché comunque le partite non sono molte e è importante fare punti con tutti, cercare di fare punti con qualsiasi avversario. È chiaro che anche questo fatto adesso del Covid, che ci ha fatto rinviare la prima partita contro la Bielorussia, non sappiamo bene quando giocheremo, quindi potranno esserci ancora più partite ravvicinate, non facilita la situazione. Però è così per tutti e c'è poco da fare, e quindi toccherà rispondere sul campo, e sappiamo che anche se non è facile possiamo farcela, e comunque c'è fiducia, dai.
Gigi, prima di chiederti un parere sul girone dell'Italia, ricordo tra l'altro che il meccanismo di qualificazione è lo stesso delle scorse qualificazioni, ovvero passano le prime due e poi tra gli otto gironi si decide la classifica delle quattro migliori terze, e in questa classifica sono decisivi i risultati con le squadre che ti precedono in classifica, quindi con le prime due, quindi non varrebbero i risultati, come non sono valsi quelli contro la Slovacchia, per esempio, le due vittorie contro la Slovacchia nelle ultime qualificazioni. A te. Certo, guarda, qui entriamo in un discorso, tra virgolette, di matematica e statistica. A me piace pensare queste partite dopo un po', cioè nel senso che io sono curioso di vedere a che punto è questa nazionale. Le partite vanno affrontate, non è una frase fatta, ma partita dopo partita, cioè non si può iniziare a giocare di aritmetica o con i numeri prima ancora di essere partiti. Quindi chiaramente questa nazionale deve misurarsi, deve rispettare quelli che sono i dettami di uno staff tecnico e nello specifico di un allenatore come Riccardo Trillini, che non lascia nulla a caso, che è una persona estremamente meticolosa e attenta al dettaglio, e poi cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Quindi poi i conti li facciamo alla fine o quando ci stiamo avvicinando alla fine. Sono quelle partite non dico uniche, ma sicuramente che mettono una tacca importante sulla carriera di ogni giocatore, quindi è giusto affrontarle con concentrazione, con cognizione di causa, ma con coraggio, senza paura, perché questo è poi è quello che può fare la differenza, no? Nell'atteggiamento, per evitare di essere bloccati e di incorrere in quell'ansia da prestazione che chiaramente nuoce alla prestazione stessa. Certo. Allora, prima di liberare Jack, che sappiamo che il raduno, i tempi sono sempre piuttosto stretti, quindi bisogna riposare, ho una domanda per Gigi. Senti, quando hai parlato poi dell'età dei portieri, volevi dare un messaggio a Trillini? Cioè, ti dobbiamo convocare? Tanto da Teramo a Pescara tu sei abbastanza vicino, poi, tra l'altro. No, ma io, guarda, che dall'ultimo DPCM probabilmente sono considerato una categoria a rischio. Quindi no, tipo gli ultra settantenni devono rimanere a casa e avranno... No, ma assolutamente, no. Io personalmente la mia terza giovinezza la sto vivendo in quelle di Lanzara, quindi ho la Jack, non si parla d'altro, ormai in Italia. Lo so. Addirittura, No. Ho assolutamente la gioia e l'incoscienza puerile, perché se continuo così tra un po' avrò l'acne. Non dietro un po' alla Benjamin Button. Alla Benjamin Button, esatto. Però sì, Jack, io ti Jack, ti auguro di arrivare a 42 anni come di Pierluigi di Marcello. Questo è un grande va bene, ti lasciamo andare, dai, ci vediamo domenica. Va bene, grazie mille. Grazie. Un abbraccio e ci vediamo presto in campo. Ciao. Ciao Jack. Un abbraccio virtuale. Ci rivedremo tra qualche giorno. E spero di commentare una partita vibrante, anzi sono sicuro, quindi mi raccomando, certo. Impegniamoci e mettiamocela tutta. Assolutamente, lo speriamo. Siamo tutti al vostro fianco. grazie, ne abbiamo bisogno in questo momento in cui stare vicini è sempre più difficile, quindi avremo bisogno di tutto il calore virtuale possibile e niente, cercheremo come sempre di onorare la maglia azzurra. Grazie Jack, ciao. Grazie a voi. Ciao. Molto bene Gigi, allora abbiamo ascoltato con grande piacere, si ascolta sempre con piacere, Jack Savini, che dimostra sempre più dell'età che ha quando parla, sempre molto maturo. Eh sì, è un giocatore maturo dentro e fuori dal campo, si sente e si vede. Anche per noi c'è un po' di adrenalina perché ci ritroviamo insieme in cuffia domenica, e questa è una bella notizia, almeno per noi, non so per chi ci ascolta, per noi di sicuro.
assolutamente un'emozione unica ed è un piacere immenso. E naturalmente speriamo di tenervi compagnia nel migliore dei modi. Lo ricordo, domenica 8 novembre alle ore 18 saremo su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, oltre che in live streaming su Facebook, sull'account ufficiale della Federazione Italiana Gioco Handball, per raccontarvi Italia-Norvegia qualificazioni Euro 2022. Grazie Gigi. Ciao Matteo, grazie a te e ci vediamo domenica. E grazie a voi per essere stati come al solito con noi con Handball Talk. Buona pallamano a tutti. Ciao. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.